Ciao ragazzi e bentornati nel nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi porto un film e si chiama Delitti Perfetti. È un film scozzese che ha come protagonista, per chi segue diciamo abbastanza i film, Bagby di Trainspotting, che ha fatto anche Il Giovane Hitler, che è un grandissimo film. È vero, a me è piaciuto un sacco. Trama, personaggi, obiettivo come al solito. E per dirvi, questo è un film, vi avverto, molto stupido. Se siete persone, insomma, che cringiano molto facilmente, beh, questo film non fa per voi. Non è neanche ai livelli della stupidità che può portare Sacha Baron Cohen, ma cioè, insomma, per me, essendo un film scozzese, che mi piace il fatto che ogni tanto qualcuno esca fuori così dal nulla e faccia film di altre nazionalità, devo dire che ha fatto abbastanza ridere, più che altro perché sono stato tutto il film con questa faccia. Ma che cazzo? Ma davvero? Perché è talmente stupido come lui possa essere palesemente il criminale, perché tratta praticamente di questo barbiere che per sbaglio uccide una persona e viene scambiato per un serial killer che nel frattempo uccide le persone e le fa a pezzi. E cioè, diciamo che viene non scambiato, viene indagato per questa cosa, perché comunque stavano tutti quanti cercando questo serial killer. E fa ridere perché è talmente stupido come non si accorgano che lui c'entra comunque con quell'omicidio. Perché è palese, cioè lui ci sta veramente in un momento in cui, ragazzi, glielo dice proprio e loro la prendono a ridere. Ma cazzo, cioè, vabbè, comunque la trama è questa: lui si sbaglia, uccide il suo collega che lo stava licenziando, perché a dir la verità è il padre del collega, il titolare, ma ha detto al figlio di dirlo a lui perché non poteva il titolare in quel momento. E che poi il titolare, ragazzi, è l'attore scozzese che è morto l'anno scorso, purtroppo, mi pare, che è lo stesso che ha fatto anche in Game of Thrones il capo del Castello Nero, per capirci. Vabbè, comunque ha fatto un sacco di cose, ha fatto pure su Braveheart il padre dell'amico di William Wallace. Insomma, era uno scozzese che c'era abbastanza spesso come attore. E come posso dire, diciamo che la trama è tutta quanta una stupidità sul fatto di lui che scappa per poi arrivare a un finale che forse si salverà o forse no, ve lo dico, e è tutto quanto ridicolo, ma ridicolo in un modo allucinante. Cioè, io lo dico, come trama stupida io gli darei un 10, perché tu stai tutto il tempo lì così, ma che cazzo. Cioè, non sai come reagire. E quindi non posso dargli un 10, perché comunque è un filmetto di merda, lo dico. Quindi gli darò un 8. Dai, questa è più o meno la trama. Non posso dirvi altro perché sennò vi spoilerò. Comunque è un film di 1 ora e mezza, quindi potete tranquillamente vedervelo quando vi pare. Lui è uno sfigato assurdo, passando ai personaggi, che vive ancora con la madre, che tutti quanti odiano, perché anche se fa il barbiere odia tipo i clienti, non ci riesce a stare a fianco, è per questo che infatti poi viene cacciato via, perché non parla con i clienti. Cioè, se la gente comincia a parlargli di pugilato, di calcio, lui gli dice: oh, state zitto e fammi lavorare, stronzo. Boh! Un grande, insomma. E si vede come lui, cioè, lo sfigato più coglione di tutti, più, cioè, il primo stronzo che verrebbe beccato, penso, per tutto il film praticamente la fa franca, perché è talmente stupido che nessuno sospetta di lui, anche se è palese. E quindi come personaggio per me è un 8, anche se personaggio, perché alla fine c'è quasi solo lui, personaggi sono loro, lui e la madre pure fa un botto ride, una mignotta, e non scherzo, cioè non sto facendo per insultarla, è proprio una mignotta. E
Cioè, ragazzi, a me ha fatto veramente ridere. Ridere, poi potrebbe anche farvi schifo, ve lo dico, ma oggettivamente secondo me è una genialata. E beh, ecco, ho detto oggettivamente secondo me, cioè o è secondo me o è oggettivamente. Oggettivamente è una genialata. Quindi gli do un 8 come personaggio perché è stato reso molto bene, anche se il doppiaggio l'ha sfanculato un po', quindi vi consiglio questo di guardarlo un po' in originale perché hanno messo una voce che non c'entra proprio un cazzo, ragazzi. Cioè, veramente, Scary Movie è doppiato molto più a sync, molto meglio, molto più incollato al personaggio, per dirvene una, cioè, le cazzate proprio. Andando avanti, obiettivo, beh, l'obiettivo secondo me era portare un film scozzese un po' fuori la media che potesse emergere, e ci sono riusciti, abbastanza, perché comunque, come posso dire, secondo me sei un film di una nazionalità che quasi nessuno si incula. Fa la solita cosa, non verrà mai inculato perché, cioè, non se lo caga nessuno. Perché, cioè, se voi vedete un film di supereroi, non vi andate a vedere il film di supereroi estone. Ve l'andate a vedere della Marvel, perché ormai è così. Quindi loro hanno portato qualcosa di diverso, che potesse fare un minimo scalpore, è una cazzata assurda, cioè non è che è un capolavoro. Però, per me vale la pena, se non avete proprio un cazzo da vedere, di guardarlo. E quindi gli do come obiettivo un 8, anche qui. Quindi come voto finale 8 preciso, perché ho dato 8 a tutto. E questo valore è abbastanza soggettivo, lo ammetto, perché oggettivamente è figo se sapete guardarlo nel modo giusto, ma può suscitarvi molta rabbia. Secondo me è molto tipo, ma che cazzo mi sono guardato? Sto film era proprio una stronzata. Cioè, io l'ho detto quando ho finito sto film, è stata proprio una cazzata. Però mi ha preso bene, non so perché. Quindi spero che possa prendervi bene anche a voi. Ci vediamo al prossimo video che sarà il doppiaggio, sicuramente fatto meglio perché è stato doppiato veramente di merda. E non perché io sia bravo, perché io lo dico sempre, non sono io bravo, è che molte volte i prodotti vengono doppiati proprio col culo. Ci vediamo al prossimo video che sarà il doppiaggio del venerdì di Delitti Perfetti.